Ciao a tutti, sono Gabriele di Extreme Sketchup e oggi sono qui per presentarvi questa nuova silhouette in casa Vans, collezione MTE, Made for the Elements, quindi le scarpe della collezione più improntate a sopravvivere alle intemperie della stagione invernale. Una scarpa che si scosta un pochettino dai classici canoni di Vans, infatti non vediamo il baffo laterale, c'è gomma un po' ovunque, una scarpa un po' particolare. Molto molto carina a mio gusto, soprattutto in questo marroncino, bello scuro, dark brown. Ma come sempre andiamo con ordine, partiamo dalla suola. Suola MTE, quindi bella rugged con questa trama praticamente waffle reverse che esce dalla suola e si aggancia a tutti i tipi di terreni. Super stabile, quindi se andate per boschi, sulla neve, con la pioggia, in città restano comunque belle e morbidose. Anche perché all'interno, ma lo vediamo dopo, c'è la solettina, la nostra classica ultra cash. Ma volevo fermarmi un attimino di più a parlare sulla suola, perché se vedete sulla punta, ma poi in realtà a tutto tondo 360 gradi, sale sull'ottomai, anche detto sulla talloniera per dare un po' di sostegno. Quindi è una scarpa molto particolare e siete sicuri al 100% che fino a questo livello, quindi 3-4 dita d'acqua, non vi bagnerete i piedini. Molto interessante sia dal punto di vista tecnico, prettamente della scarpa che resta bella, compatta e solida, ma anche dal lato pratico che vi permette appunto di non preoccuparvi quando zompate in una pozzanga. E se posso permettermi, non è brutta come un cavolo di trombino. Detto questo, andiamo avanti. Solettina ultra cash, le nostre classiche amate blu, sempre più leggere, sempre più morbide. Salendo per lato mare ci rendiamo conto che non è spessa e imbottita magari come le altre scarpe mid che siamo abituati ad avere per le mani, ma resta comunque bella calda perché c'è sempre l'imbottitura Primaloft, che in questo caso è bella sottile. Riconoscete il brand, questo triangolino rosso? Ecco l'imbottitura sintetica che troviamo dentro i marchi premium di piumini, grosso modo, piuma, materiale sintetico comunque. E questo materiale particolare trattiene il vostro colore corporeo all'interno delle sue fibre, pur non trattenendo l'umidità, che sia la pezza, il sudore dei vostri piedi, oppure semplicemente l'acqua che prendete quando andate a spasso. Quindi scarpa comunque bella, sottile, un po' più slim rispetto alle altre della collezione MTE che abbiamo visto nei video precedenti, però comunque performante. Un taglio appunto mid, non high come le altre, una scarpetta che potrebbe passare quasi quasi per uno scarponcino, visto il colore, visto la trama della suola, visto la gomma che sale, però poi da vicino ci rendiamo conto che è una delle nostre amate Vans. Per questa review io penso sia tutto. Se avete ulteriori domande scriveteci qui sotto nei commenti, vi lascio in descrizione anche il link per l'acquisto diretto sul nostro sito. Vi ricordo che facendo compere direttamente dal nostro store online oppure venendoci a trovare in negozio, questo è il miglior modo per supportare il canale e per portarvi contenuti sempre migliori. Questa chicchetta la trovate appunto in store 115 euro, ci sono anche altri modelli della collezione disponibili. Vi invito a darci un occhio e noi ci vediamo al prossimo video. Bang!